Consigliere Pettinari, terminata la prima fase dell'emergenza, tornano i viaggiatori sugli autobus urbani ed extraurbani della TUA, lei però denuncia dei problemi, dei disservizi, in particolare a Pescara e nel pescarese. In periodo d'emergenza sono state sospese il 70% delle corse, tutti quanti noi sappiamo questo, a parità di contribuzione regionale, significa che la regione ha pagato sempre la stessa cifra alla TUA. Oggi purtroppo tante di queste corse non sono state ripristinate, quindi c'è ancora una sospensione in atto e centinaia di cittadini mi chiamano e mi hanno denunciato e segnalato che loro rimangono, più volte sono rimasti a piedi, non riescono a prendere il pullman perché ci sono nuove poche corse e perché voi sapete che per regolamento è contingentato anche l'ingresso all'interno del pullman. Quindi primo problema, ripristinare immediatamente tutte le corse perché i cittadini sono tornati al lavoro, autisti, dipendenti, sono costretti a fare l'autista, il sanificatore e il monitoraggio dei dipendenti. Devono sanificarsi il loro posto guida e loro non sono stati assunti per sanificare, non hanno neanche le competenze. Questo è veramente vergognoso, quindi mettere a disposizione personale amministrativo, che ne abbiamo personale in esubero, all'interno dei mezzi per verificare, controllare, monitorare e sgravare gli autisti di questo grande compito. Ci continuano a dire un'altra cosa pazzesca, che in questo periodo di sospensione avrei immaginato almeno che si sarebbero fatte manutenzioni, riparazioni, perché voi sapete, si continua ancora a uscire con mezzi con spie rosse accese, mezzi che si guastano e si sfasciano frequentemente. E qui io mi arrabbio, perché hai avuto la stessa contribuzione, hai avuto i mezzi fermi per il 70% e non si è fatta quella manutenzione. Mancano ancora alcuni dispositivi di protezione individuale. Meno corse vengono effettuate, meno pullman circolano, più si traduce in più persone alle fermate. Quindi avere più persone fermate significa che il primo pullman che passa, ovviamente le persone, l'utenza vuole salire. Lì in quel momento scatta anche una questione di numeri e noi autisti, secondo l'azienda, saremo costretti a contare le persone che salgono, se indossano la mascherina, se usano i guanti, se adottano le distanze di sicurezza, e questo per noi è praticamente impossibile a ottemperare a questo dovere. In più l'azienda ci ha, diciamo con una circolare interna, ha accreditato anche il dovere di sanificarci il posto di lavoro. Ci ha dotati di uno spruzzino, questo spruzzino va spruzzato dappertutto, volante, vetri, per sanificare. In più ha 15 minuti di posa, questi 15 minuti per noi significa arrivare al lavoro almeno una mezz'oretta prima per poter essere sicuri almeno per quanto riguarda il posto di lavoro.